per fare risotto alla marinara in bianco sono 1 kg di pesce misto fra cozze, telline, capesante, seppioline, polipetti, mazzancolle, scampi, gamberoni, anelli di totano, 350 g di riso, 1 litro di brodo di pesce, mezzo bicchiere di vino bianco, olio, aglio e prezzemolo quanto basta. Fate aprire cozze, telline e capesante separatamente con un po' d'olio e aglio tagliuzzato. Quando saranno aperte, toglietele dal fuoco e filtrate il brodo che hanno espulso con un colino. Pulite e spezzettate a piccoli pezzi seppioline, polipetti e anellini. In una padella mettete olio e aglio tagliuzzato, unite mazzancolle, scampi e gamberoni e lasciate rosolare il tutto per 3-4 minuti a fuoco basso. Finita la cottura, toglieteli dalla padella e poneteli da parte. Sempre nella stessa padella mettete seppioline, polipetti e anelli che avete tagliuzzato. Fate rosolare per qualche minuto. Aggiungete un po' di cozze sgusciate e sfumate con il vino bianco a fiamma alta per farlo evaporare. Aggiungete il riso e amalgamate il tutto. Aggiungete il brodo che avete filtrato. Fate cuocere il riso girando sempre con un cucchiaio e all'occorrenza aggiungete un mestolo di brodo di pesce. Qualche minuto prima dalla fine della cottura del riso aggiungete le mazzancolle, scampi e gamberoni che avete messo da parte, amalgamando tutti gli ingredienti. A cottura ultimata impiattate e servite a tavola con una manciata di prezzemolo tritato. Se questa ricetta vi è piaciuta vi invito ad iscrivervi al mio canale e lasciare un like. Un grazie in anticipo.